riguardante i prodotti Essence della nuova collezione di Cinderella di Cenerentola. Io ho preso delle cosine che fortunatamente ho prenotato, perché sapete che ogni volta negli stand di Essence non si trova mai nulla. Siccome ci tenevo, ho chiamato il negozio e gentilmente la commessa, la proprietaria, me l'ha messa da parte. E la fortuna ha voluto che il giorno che mi ha chiamato io avevo la febbre, però sono stata fortunata perché me li ha presi mio cognato, che si trovava nei paraggi, e me l'ha regalata. Sono stata felicissima, sia perché, sapete, è un regalo, e poi perché mi piacciono veramente tanto. Io ho avuto modo di utilizzarli soltanto una volta, però adesso vi do una mia prima impressione e vi faccio vedere cosa ho preso innanzitutto. Allora, ho preso soltanto tre cosine e ovviamente non potevo prendere tutto, ma mi sarebbe piaciuto. E ho pagato, infatti qui c'è il cosino che era tutto spillato per bene, perché era appunto una prenotazione. E ho come regalo, insomma, ho ricevuto tutte queste cose, sono costate 11,57 euro. Ho preso la palettina di appunto di Cinderella, che ha 6 tonalità che mi piacciono tantissimo e vanno dal più chiaro al più scuro. Eccola qui. Faccio lo swatch. Il primo colore, eccolo qui. Secondo, questo rosa. Sono shimmer come colore, come colori. Poi c'è questo lilla. Così non sembrano tanto pigmentati perché sono leggeri come colore, però con una base sotto, con Bone Primer, sono belle, a me mi sono piaciuti. Insomma, ne vale la spesa. Poi questo con il violetto che va sul blu. Poi c'è questo blu scuro barra nero nel mignolo. E poi nel pollice c'è questo colore che è un rosa barra verdino. Un rosa, scusate, un oro barra verdino. E questi sono stati, questa è stata la palettina che mi è piaciuta tantissimo. E questa qui, se non erro, è la più cara, 4,89 euro. E sono veramente felicissima. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere questa palettina in un tutorial. Poi ho preso una cosa che solitamente snobbo sempre, è questa qui, che è una cipria illuminante. Questa volta invece l'ho presa anche per il packaging, cioè mi piace tantissimo. E poi, non lo so, sono stata attirata da questo prodottino qui, che sicuramente conoscete, con queste roselline magnifiche, ed è un bel illuminante, eccolo, super pigmentato. E ve lo faccio vedere che lo stendo, perché non l'avevo messo, vi faccio vedere che lo metto un po' sugli zigomi. Se messo con il pennello è naturale, se invece vogliamo un effetto più intenso, vado con le dita. Non so se si riesce a vedere. Perché oggi c'è tra l'altro una brutta giornata, tanto per cambiare. E poi ho preso una cosa che me ne sono subito innamorata, veramente ho paura di non trovarlo più perché mi piace veramente tanto. Sto parlando di questo smalto, l'unico smalto che ho preso, me ne sono pentita però. L'unico smalto che ho preso è stato questo qui, che è il 01, il rosa, e che tra l'altro è quello che indosso. Come potete vedere, mi piace tantissimo perché è matte. E questo smaltino ha delle perlescenze che sembrano
vanno sull'argentato, sul violetto, sul rosa un po' più scuro, però è veramente fantastico. Poi una volta steso, perché è totalmente matte ed è un colore che mi strapiace tantissimo, specialmente per la primavera. Tra l'altro quest'anno questo colore andrà tantissimo di moda. E niente, questi sono stati i miei acquisti barra regalo che ho ricevuto appunto della collezione di. Spero che questi acquisti vi siano piaciuti. Fatemi sapere se voi avete acquistato pure questa collezione e cosa avete preso. L'unica cosa che non ho preso, però sono contenta perché ho tanti blush e non mi andava di prenderlo soltanto per il packaging, quindi l'ho lasciato lì, però il packaging era qualcosa di meraviglioso, non, cioè era la chiave di tutta la collezione. Però non mi andava di spendere soldi per una cosa che poi non avrei utilizzato. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se così non dimenticate di mettere un mi piace. Aspetto i vostri commentini, allora fatemi sapere se avete preso qualcosa. Se non l'avete preso, video e volete, non l'avete trovato, l'ho visto proprio oggi su Maquilaia, sul sito spagnolo, che vi lascio anche il link, qui non mi paga, è soltanto per chi so che molti di voi non l'hanno trovato, magari volete prenderla, la potete trovare sul sito. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!